E sempre a Roma per il Festival del Cinema, grande successo per Oggi Sposi, la pellicola di Luca Licini che racconta di una Puglia diversa, decisamente diversa, surreale e divertente. I protagonisti sono oggi a Bari per una prima, anzi per una anteprima attesissima e sono venuti a trovarci. Io ve li presento subito, sono Luca Argentero e Morana Tias. Buon pomeriggio. Grazie, buon Grazie, ciao. pomeriggio. Allora, cominciamo col dire che Oggi Sposi è una pellicola. Noi abbiamo qui una bellissima brochure coloratissima, Bellissima. bellissima patinata, e sono quattro episodi. Sì, esatto. Il vostro è quello più suggestivo, anche insomma, considerando la presentazione. Per noi è anche molto divertente perché è ambientato in Facciamo Puglia. vedere questa Sì, bellezza. la facciamo Ecco. vedere a favore di camera. Ecco qua. Fantastico. Noi siamo Sì, la ma coppia siete una multietnica. coppia, ecco, coloratissima e multietnica. Cerchiamo di unire la veracità del sud, Che pugliese, tu hai mutuato, che devo io ho dire, in mutuato, questa. esatto, e con invece l'aristocrazia extracomunitaria, l'aristocrazia italiana, indiana, Indiana. indiana, perché insomma Nicola Perché? Impanato È si figlia di un innamora. ambasciatore indiano, ma diciamo che adesso la storia la raccontiamo Bello. brevissimamente, però io vorrei fare una premessa. Il tutto avviene in un paese immaginario, Sì, ma Cioè, in perché realtà noi, insomma, di Morticola in Puglia non abbiamo mai sentito parlare. diciamo che Morticolo, insomma, è diventato, ecco, un luogo di fantasia dove papà alleva mostri di buffo. E quindi. Senti, Eccoci. è un paese, diciamo, una cittadina pugliese, dove però il rispetto per le tradizioni è molto rigoroso, è così. Tu ti trovi anche con un impatto difficile da gestire, perché insomma c'è questa storia che si No, deve poi confrontare. è facile confrontare suo padre, che è interpretato da Michele Placido, molto facile. È Però molto. anche il mio padre, che è interpretato da Hassan Chapi, è una presenza abbastanza forte, quindi lo scontro tra le due famiglie fa noi, a me piangere, però a tutti quanti al cinema ridere molto. Tu hai citato Michele Placido, io cito anche Lunetta Savino, altra attrice di Assolutamente. origini pugliesi che è in questo episodio girato nel Salento. Diciamo, Dico. è stato ricostruito fuori Roma, non abbiamo girato Ah, quindi non proprio. avete girato È Morticola di fantasia, Morticola che di ti devo fantasia, quindi una dire? licenza poetica che vi Esatto. potevate concedere, ma perfetto. E Lunetta Savino e poi c'è Nicola Pignataro. Sì, è Abbiamo fatto vero. lezioni di lingua, Sì, a Cosmo. immagino. Ma io avevo degli ottimi tutor, insomma, avevo chi era in grado di darmi una mano sul pugliese. Questa è una storia d'amore, a lieto fine, abbiamo detto, tu sei un poliziotto, insomma, non ti sei fatto mancare anche, vuol dire, questo settore delle forze dell'ordine, perché dopo il carabiniere. E che cosa succede? Raccontalo brevissimamente, metti un po' di sconquasso, diciamo, in questura, questa tua voglia di convolare a giuste nozze No, con la guarda, signorina. il problema più che in questura, insomma, è rispetto proprio alle due famiglie, cioè unire le ragioni di due culture così lontane tra di loro è molto molto difficile. Soprattutto perché, come ogni famiglia del sud, insomma, e come ogni persona del sud, siamo molto legati alle tradizioni. Però, insomma, adesso dovremmo averle Ma poi alla superate. fine non è No, così, io non però è credo che bello succeda. comunque, comunque è bello mantenere la Esatto. tradizione. Poi de devi avere una comunicazione rispettosa per ricevere un'altra tradizione molto ricca come la tradizione indiana. Cioè, Certo. anche dal mio paese la tradizione è molto presente, Soprattutto, infatti. Infatti sarebbe Soprattutto difficilissimo che mi infatti. sposerò con uno. No. No, basta avere un rispetto e una comunicazione, poi loro litigano, poi finisce con un grande balletto, quindi. Certo. Ovviamente voi oggi siete a Bari, in Puglia, ma devo dire che avete poco relax con cui volete gestire questo soggiorno, perché ci sono un sacco di appuntamenti che vi vedono protagonisti. Io cito due che sono i più importanti. Alle 17 c'è un incontro con il vostro pubblico alla Feltrinelli di Bari, io so che sarà, insomma, numerosissimo. E poi questa sera alle 21 nel Cinema Galleria, l'anteprima, perché da domani il film è Mentre ufficialmente nelle sale. in tutta Mi l'Italia, sì. Allora dai, facciamo l'invito e poi vi faccio un'ultima domanda che appartiene più alla vostra carriera, ad una mia curiosità personale. Vogliamo dare l'appuntamento questa sera, lo volete fare voi? Come
come si fa? Noi vi aspettiamo a braccia aperte alle 21. Alle 21 venite a trovarci e insomma saremo lì a introdurvi al cinema galleria. Al cinema galleria, ah, non perfetto. Lo sapevi, al cinema galleria. Ma lei è nostra ospite, tu devi fare il padrone di casa a tutti gli effetti, poi sei quello che fa il pugliese, quindi anche se immaginario. Sono comunitaria, sul set e fuori sul set. Invece l'ultima domanda è una curiosità, insomma voi siete dei bravi attori di cinema. Il vostro passato però si lega molto alla televisione, anche il vostro debutto è proprio televisivo. Sì. Insomma, finalmente, che cosa significa questo per un attore? Dimenticare il passato oppure lavorare su se stessi e andare verso qualcosa? Sono evoluzioni anche molto fortunose a volte, insomma, per me significa una serie di occasioni molto fortunate che uno poi deve essere bravo a sfruttare, ma è un punto di partenza, per alcuni rimane un punto di partenza, per altri si tramuta in qualcosa che cresce, che si evolve, quindi bene così. E anche tu ovviamente. Sì, ovviamente sono d'accordo con tutto quello che hai detto perché sono ospite e non vorrei assolutamente far arrabbiare nessuno. Non si dimentica, perché comunque è bello ricordarsi da dove sei partita e quale impegno comunque ci hai messo per arrivare al tuo sogno diverso forse, però sono stata anche io molto fortunata, quindi questa è una commedia molto divertente, però insomma mi piace dire a chiusura che i nostri ospiti invece sono protagonisti anche nei loro ultimi lavori di pellicole d'autore anche molto importanti, insomma, quindi è giusto così, è bene divertirsi ogni tanto, però rimarcare l'impegno fa bene. Allora, che dirvi, grazie per essere stati con noi. Con voi io saluto i nostri telespettatori, perché il telegiornale si chiude così, loro ci salutano e lasciamo perdere il primo piano su di me perché preparato. È bello il totale e buon pomeriggio. I programmi di Antenna Sud continuano come sapete con il film di pomeriggio. Arrivederci, ciao, stasera.